Allora, buongiorno, iniziamo la lezione. Oggi ci occupiamo di grafi e un po' di ricorsione. Sento già la felicità da parte vostra. Allora, Fulvio ha detto che... Chiudere. Non si vede nulla. Forse. Ok. Allora, dovreste aver già visto, e quindi ricordarvi perfettamente i grafi, dovreste aver già visto un esempio di JGraphT fatto con mettendo i nodi nel codice, add edge, eccetera. Me lo confermate questo? Adesso quello che facciamo in questa lezione è provare ad agganciarci a un database con un po' più di informazioni, costruire il grafo, metterlo in memoria e provare a giocare con una procedura ricorsiva sul grafo, ad esempio vedendo da una nazione tutte le nazioni che è possibile raggiungere. Il grafo, vi ho tolto la suspense, il grafo rappresenta tutte le nazioni e gli archi sono se le nazioni sono confinanti oppure no. Allora, tutto questo l'avete già visto, definizione di grafo, eccetera, vale forse la pena di ricordare i vari tipi di grafi che permette di gestire JGraphT. Allora, queste sono, le avete viste queste slide? Questi sono i tipi di grafi che permette di gestire JGraphT. Il tutto parte da grafo e poi abbiamo tre interfacce che sono undirected, weighted e directed. La prima grande classificazione che possiamo fare nei grafi è quella fra undirected e directed. Ricordate cosa vuol dire? Se pensate a un grafo come tante pallette unite con degli archi, con delle righe, se le righe hanno un arco, se le righe sono frecce e quindi hanno una direzione, il grafo è diretto. Se gli archi non hanno una direzione, il grafo non è diretto. La definizione matematica è un po' più carina e dice che in un grafo definiamo un grafo come una coppia di vertici e nodi, i vertici come coppie di nodi, e un grafo non diretto è un grafo in cui se esiste l'arco AB, esiste anche l'arco BA. Siccome esistono sempre in coppia, non ha senso mettere la frecciolina sull'arco o disegnarne due, tanto vale disegnarne uno solo senza frecce. Questa è la definizione un po' più formale. Però, brutalmente, se gli archi hanno una direzione, il grafo è diretto. Pesato e non pesato. Ricordate la definizione. Un grafo è pesato quando sugli archi io ho un numero, quando gli archi hanno un peso. Che cosa rappresenta il peso sugli archi dipende dal problema. La cosa più semplice è immaginarsi il grafo come un mezzo per rappresentare un qualcosa di fisico, un paesaggio, una mappa di città.
e a questo punto il peso sull'arco può essere banalmente la distanza in tempo, in chilometri o quello che volete, fra due nodi, dove i nodi rappresentano città o punti all'interno di una mappa. Questa è la visione più semplice e intuitiva dei grafi. Ricordate che i grafi talvolta vengono usati per modellare problemi che non hanno assolutamente niente a che fare con punti nello spazio, città su una mappa o qualcosa del genere. E quindi il peso è qualcosa di completamente insensato, diciamo, non, qualcosa di, okay, ha senso, ma è qualcosa di completamente non intuitivo. Quindi abbiamo grafi non pesati e grafi pesati. E poi abbiamo un'ulteriore classificazione di JGraph T in semplici, multi, pseudo e non semplici. Ricordate questa classificazione? Allora, i grafi sono semplici se esiste al più un arco fra due nodi, quindi 0 o 1 archi fra due nodi, e non ci sono loop. Loop, tradotto in italiano spesso nei grafi con cappi. I cappi sono archi che da un nodo vanno allo stesso nodo. Quindi un arco che da A va ad A è un cappio, un loop. Allora i grafi semplici non hanno cappi e hanno al più un arco, quindi due nodi possono essere collegati o non collegati. Questa è una divisione orizzontale, non è una divisione, ricordate che la divisione verticale era fra grafi diretti e non diretti, e un'altra divisione verticale era fra grafi pesati e non pesati. Questo è un altro asse in cui possiamo dividere, quindi un grafo semplice può essere diretto oppure non orientato, orientato o non orientato, e può essere pesato o non pesato. Però abbiamo i grafi semplici. Poi abbiamo i multigrafi. Caratteristica dei multigrafi è quella di avere più di un arco che congiunge due nodi. Di nuovo, facendo un esempio terra-terra, pensiamo alle città in Europa. Pensiamo che gli archi rappresentano i percorsi stradali e possiamo mettere un altro insieme di archi che rappresenta, ad esempio, i percorsi in treno. Per cui io so che una coppia di città è collegata sia in treno sia via terra, sia in macchina con l'autostrada. Posso mettere altri archi che mi rappresentano i collegamenti aerei. Chiaramente alcune città, Parigi e Londra, saranno collegate treno, aereo e via autostrada, altre magari solo via autostrada, eccetera. Quindi io fra due archi, fra due vertici posso avere più archi. E poi abbiamo i grafi non semplici, che non sono, possono avere i loop, i cappi, ma non sono multigrafi. Allora, questo è interessante non per mettersi a ricordarlo e memorizzarlo, ma perché quando devo fare un grafo devo scegliere quale di questi grafi utilizzare con JGraph T. Creare un grafo, questo l'avete visto, e quindi possiamo non perdere tempo. Il database da cui partiamo questa volta è il database che si chiama Nazioni. Allora, Nazioni contiene un elenco di nazioni dove abbiamo il codice della nazione, il nome della nazione e la sigla di tre lettere della nazione, ad esempio USA per Stati Uniti d'America, CAN per Canada. Vi lascio indovinare IT perché cosa è, eccetera. Quindi dov'è IT? Ci sarà ITA, eccola qui.
E questo è, abbiamo quindi un elenco di tutte le nazioni possibili. E poi abbiamo una mappa, una serie di informazioni che ci dice se due nazioni sono contigue oppure no. Stato, lo Stato, il codice dello Stato, le tre lettere del nome dello Stato, l'identificativo della diade, ma possiamo ignorarla tranquillamente, l'anno a cui si riferisce questa contiguità e il tipo di contiguità. Il tipo di contiguità è interessante se due nazioni sono separate da dell'acqua. Ad esempio, se due nazioni confinano per un fiume, sono considerate contigue. Se però, invece di esserci un fiume, c'è un po' di più, sono contigue oppure no? Allora, qui abbiamo il tipo di contiguità in una scala da 1 a 5, dove 1 è un fiume e 5 è un tratto di acqua abbastanza grande, non mi ricordo esattamente quanto, però voi capite che cambiando questa idea di contiguità, la Francia è contigua all'Inghilterra, sì o no? Dipende da quanto considero grande la contiguità. Il Portogallo e il Canada sono contigui? Beh, se prendo un pezzo d'acqua abbastanza grande, sì, ci arrivo. Anche se qui non credo che siano contigui. E poi l'anno, perché in realtà i confini cambiano nel corso degli anni. Tant'è vero che abbiamo una contiguità, una tabella con tutti dei valori storici e un'altra tabella aggiornata al 2006 che possiamo considerare la situazione attuale. Quindi diciamo usiamo la situazione del 2006. Allora, la prima cosa da fare in questi casi è costruire il DAO per accedere a questa base dati. Qui quello che io ho fatto è stato rubare il codice di Fulvio per un esame. E questo database è stato dato a un esame. Ed eccolo qua. Allora, la DB Connect, che come sapete è estremamente semplice e permette di spostarsi agilmente fra una macchina e l'altra, qui dovrebbe esserci una DB Connect che funziona fondamentalmente la stringa di connessione utente root, nessuna password, funziona sul mio computer. Il DAO ha una funzione che ritorna una lista di nazioni e questa lista di nazioni viene presa dall'SQL semplicemente andando a prendere dalla tabella country tutte le informazioni che ho. Questa è la nazione. Semplicemente ricopio i dati che io ho della nazione. Quindi avrò il code, state, l'abbreviazione, il nome completo e il codice. E un po' di setter e getter che rendono felice il programmatore Java. E la funzione load all countries che semplicemente si collega al database e prende tutte le nazioni e le metto in una lista. Quindi la prima cosa che posso fare è controllare che il tutto funzioni. Nuova classe main, mi metto un main
e finisco. Ecco qui, questa è la classe main. Allora, la classe main è un metodo statico, quindi cosa posso fare per usare direttamente main come a mo' di driver per provare il mio programma? La prima cosa che faccio è la istanzio direttamente, quindi main. Ecco, e ho creato la classe, ho istanziato la classe main col nome di testo. A questo punto qui posso anche avere eventualmente dei metodi che non sono statici, perché per usare la classe main io l'ho istanziata, quindi in questo momento ho l'oggetto main, ho creato lo spazio a disposizione, quindi posso utilizzarlo. Allora, una cosa che posso fare è il DAO. Lo volete globale oppure no, il DAO? L'oggetto DAO. Sì, anch'io lo penso, va bene. Allora. Country DAO. Opla. Quindi a questo momento abbiamo il nostro bellissimo DAO. E quello che posso fare è, ad esempio, vedere il metodo che mi prende tutte le nazioni e provare a stamparle e vedere se il tutto funziona, un passettino alla volta. Quindi. Dove era la lista del load all counters? Ok. Ci prendiamo il nome dello stato. Ok, però questo qui ho bisogno di fare. Ecco qua. Quindi nel main faccio new di main, in questo modo posso usare anche tutte quelle che sono le variabili e i metodi non statici. A questo punto chiamo una funzione non statica run e la uso come driver. Driver vuol dire che provo i vari blocchetti, mi permette di provare le varie funzioni che io sto facendo. Quello che faccio qui molto semplicemente è caricare tutte le nazioni e stamparle. Vediamo se tutto funziona. Dopo un po' di suspense. Capisce che cosa deve fare, cosa deve eseguire, e vediamo l'elenco di tutte le nazioni. Quindi sono riuscito ad avere l'elenco di tutte le nazioni. Allora, è comodo, può essere comodo tenere in memoria una struttura per le nazioni un po' più snella di questa lista, o meglio, che mi permetta di accedere alle nazioni partendo, ad esempio, da un identificativo. L'identificativo potrebbe essere il codice piccolo. Quindi, qui, ok. Facciamo una mappa.
Ecco qua. Allora, dichiaro una mappa che mi permette di... Fatemi importare tutti i vari pezzi da... Ecco. Quindi costruisco una mappa che posso usare come, vi ricordate cosa sono le mappe, le avevamo visto, sono dei vettori in cui l'indice invece di essere un numero è qualche altra cosa. Quindi io costruisco un vettore il cui indice non è il numero ma è il codice della nazione. E in questo qui mi salvo il mio elenco di nazioni. Questo vuol dire che qui, man mano che le sto leggendo, posso andarle a salvare. Ovviamente è una mappa, io la chiamo list, però chiamiamola mappa. Put. Allora, qui metto l'abbreviazione come chiave e tutta la definizione della nazione country come valore. Quindi alla fine di questo io non avrò più bisogno di accedere al metodo DAO load all countries, ma avrò in memoria una mappa con tutte le nazioni. Talvolta una cosa del genere si mette direttamente nel DAO, per cui il DAO che lì è una questione abbastanza di gusto personale, decidere esattamente quali pezzettini metto nel DAO e quali invece lascio da altre parti. Però l'idea è che in questo momento ho una mappa più utilizzabile delle mie nazioni. Perfetto. Allora, in realtà, se noi guardiamo country, e questo era il country che era stato, ripeto, era il country che era stato dato in un esame come codice. Voi avete capito che all'esame noi vi diamo un po' di codice da cui partire e voi siete liberi di prenderlo, modificarlo, aggiungere pezzi, togliere pezzi e dovete alla fine produrre qualcosa di funzionante vostro. Però quello che vi diamo può essere usato come punto di partenza e solitamente vi toglie un po' del lavoro sporco, del lavoro più semplice. Allora, se voi guardate questo country, vediamo se a colpo d'occhio vi viene in mente una cosa che sicuramente manca. Allora, ho i metodi privati, i metodi, le variabili private, come inizializzarlo, e poi ho setter e getter per tutto quanto. Che cosa manca? Manca una cosa importantissima che solitamente produce strani risultati nei programmi che smettono di funzionare e uno non capisce perché. Quando definite un oggetto, setter e getter come se piovesse e poi... Esatto, che stavolta è vero, l'avete detto, il equal e hash code. Quindi, quando è che due oggetti sono uguali e qual è la funzione che io uso per calcolare la hash? Allora, la hash è comoda e sarebbe utile se io utilizzassi country come chiave da qualche parte, non è detto che non lo faccia, magari non lo farò, però tutte le volte che io mi chiedo se due oggetti sono uguali oppure no, vale la pena di fermarsi, pensare e definire equal hashcode. Source, Eclipse ci viene in aiuto, hashcode equal. Allora, questi sono i campi
del mio oggetto, che è il codice, l'abbreviazione e il nome. Secondo voi, quali posso utilizzare per dire se due oggetti sono uguali oppure no? Per determinare l'identità, l'univocità di un oggetto, cosa posso usare? La mia proposta è keep it simple, usa il codice. Noi abbiamo un codice numerico, usiamo quello. Due oggetti country che hanno lo stesso codice sono la stessa nazione. Oppure posso dire uso l'abbreviazione, ma in teoria il codice e l'abbreviazione dovrebbero entrambi essere univoci, quindi scelgo il codice. Scegliendo il codice viene generato del codice che addirittura, scegliendo C-code, viene generato del codice che addirittura è abbondantemente troppo complicato per quello che a me serve. Perché qui viene generato un modo per calcolare, diciamo, un passo del calcolo di una funzione di hash. Però io ho deciso che il mio codice, il mio C-code, country code, è univoco, e allora, molto semplicemente, hashCode restituisce C-code. E quello è un numero unico che posso usare come hash per la mia nazione. E questo pezzo qui di codice invece è assolutamente corretto. Quindi un oggetto, una nazione è la stessa di se stessa, non è uguale a una nazione nulla, non è uguale a un qualcosa che non è una nazione, e se è un'altra nazione deve avere lo stesso codice. Mi raccomando, hashcode e equal possono non definire hashcode e equals può far sì che il programma si comporti in modo strano e ci si mette un po' di tempo per capirlo. Quindi nel dubbio definiteli sempre, così siete tranquilli. Torniamo qua. Dimmi. Allora, ripeto la domanda. Il vostro collega chiede quando è che conviene memorizzare tutto in memoria e quando invece utilizzare il database. Allora, come sempre, non esiste una singola risposta. La cosa, a parte alcuni casi ovvi, nel senso, se ho 4 terabyte, terastilioni di informazioni, non posso memorizzarla tutta, se ne ho 5 la memorizzo tutta. Però, esclusi le ovvietà, non esiste una regola che vale per tutti. Il nostro obiettivo in questo corso è fare di voi persone che pensano, quindi tu puoi dire io ho deciso questo perché ci sono queste ragioni. Se tu vedi che cosa ha di negativo e che cosa ha di positivo, la scelta è tua, e qualunque decisione tu prendi, come diceva Oscar Wilde, qualsiasi cosa sia frutto di una scelta è corretta. Se metti a caso, no, ma se lo metti dopo aver pensato a vantaggi e svantaggi, la tua opinione va bene. Quindi non esiste una regola che funziona per sempre. Tranne ovviamente se è immenso non ci provo nemmeno, se è minuscolo forse è il caso di farlo. Ho risposto. Diciamo che in questo caso le nazioni nel mondo non sono poi molte. Quindi anche se ho visto che c'è persino la Toscana, a un certo punto si vede che in un qualche punto della storia era effettivamente una nazione confinante con altre nazioni. Allora, in questo momento io ho la mappa con tutte le nazioni all'interno ho la mappa con tutte le nazioni e posso effettivamente costruire il grafo. Ma in realtà il grafo lo potrei anche mettermi a costruirlo in parte qui. Quindi mettiamo qui il grafo. Perché simple graph?
Ma Simple Graph va bene, se riuscite a fare qualcosa con Simple Graph, alla fine è, lo dice il nome stesso, va bene, è semplice, è tranquillo. Non, a meno che non ci siano reali motivi per non usare il Simple Graph, perché non farlo? Allora, il grafo non è orientato, perché se A confina con, se A è adiacente a B, anche B è adiacente ad A. Tendenzialmente non ha loop, non ha cicli, non ha cappi, perché una nazione non è adiacente a se stessa, e non è pesato, perché qui stiamo soltanto considerando chi è adiacente a chi. E allora potrei fare un multigrafo se decidessi di usare ad esempio i dati con l'anno. Allora, se io decido di usare i dati con gli anni, allora potrei associare a ogni arco un anno, e allora fra due nazioni potrei avere, è possibile che possa trovare più archi, perché queste nazioni possono essere adiacenti in anni diversi. Però in questo caso direi che non posso non preoccuparmene. Il Simple Graph, che devo... ha bisogno di due, devo dirgli come sono fatti i nodi e come sono fatti gli archi. Allora, la scelta di come sono fatti i nodi, ma in questo caso, visto che io ho deciso di usare il codice di tre lettere per identificare una nazione, direi che posso continuare a usare il codice di tre lettere anche per identificare un nodo. Usare una mappa sopra aveva esattamente questo senso. Avrei potuto usare sopra il codice, e sotto avrei dovuto usare il codice di nuovo, ma è indifferente. E poi devo definire come è fatto un arco. Allora, solitamente per gli archi mi va bene l'arco di default, che è semplicemente una coppia di vertici. Ho la possibilità di specificare, di fare delle cose molto più raffinate, se avessi voglia di crearmi io una classe per mettere altre informazioni all'interno dell'arco, potrei farlo, e qui dovrei derivare la mia classe da default edge, ci metto la mia informazione e poi quando costruisco il grafo gli dico che il mio grafo utilizza un certo arco, che è il mio arco. A questo punto posso fare new. Simple graph. Default edge. Ok. E però in realtà così non mi basta, perché ah sì, scusate. Pre-graph. Ok. A questo punto devo prendermi da jgraph t tutte queste cose, e qui nel costruttore devo passargli la classe dell'arco. Bene, a questo punto ho creato il mio simple graph. E qui, man mano che vado avanti, posso aggiungere i miei vertici al mio grafo. Quindi add vertex, ecco qua. E a questo punto ho creato
il mio grafo in memoria e ho messo tutti i nodi del mio grafo in memoria. Quello che devo fare adesso è effettivamente mettermi a scrivere dentro tutti gli archi. Quindi avrò bisogno della funzione del DAO che è getBorderCountries. Dammi le nazioni confinanti. Allora, confinanti a chi? A una nazione, chiaramente. Che tipo di continuità? 1, 2, 3, 4 o 5, come abbiamo detto. 1 è un rigagnolo, 5 è un significativo tratto d'acqua e in mezzo ci sono delle definizioni in miglia che non ricordo assolutamente, però sono diversi livelli. E year, anno, a quale anno del confine mi sto riferendo? In realtà questo è una non è particolarmente significativo, perché se voi guardate nel Get Bordering Countries, Fulvio ha messo la contiguity del 2006 e nella tabella del 2006 l'anno è sempre 2006. In realtà l'anno è differente in questa tabella qui, però lui ha deciso di usare i dati del 2006, quindi in realtà noi come anno mettiamo 2006 e questo non è un reale problema, non è una cosa che ci cambia molto. Allora, direi che ho bisogno di un ciclo per tutte le nazioni, per ogni nazione faccio la richiesta al database, prendo le nazioni confinanti e le scrivo nel grafo che ho in memoria. L'elenco delle nazioni ormai ce l'ho in memoria, quindi posso prendere la country map. Che cosa devo prendere qui? Non è il keyset? Beh, lo so. Perché voglio avere l'elenco delle nazioni. Questo perché se voi guardate il DAO ha come primo parametro una nazione, un oggetto country. Quindi io dal mio set prendo l'elenco di tutti i valori. Le chiavi non me ne importa niente, tanto i valori ci sono tutti e prendendo l'elenco dei valori io faccio un ciclo su... Dov'è? Qua. Prendendo l'elenco di tutti i valori faccio un ciclo su tutti gli oggetti country che io ho memorizzato. In che ordine? In che ordine ottengo questi oggetti country? La risposta è boh, perché è una mappa e la caratteristica delle mappe è di non avere un ordine posizionale. Quindi bontà di chi ha scritto il codice, magari a un certo punto la mappa capisce che sarebbe più utile cambiare dimensione, quindi si riorganizza internamente e io tutti gli oggetti ce li ho in un ordine diverso. Quindi, per tutte le nazioni, a questo punto, for... Che cosa mi ritorna Get Bordering Countries? Una lista di country, quindi allora C va bene, tipo di continuità, boh, mettiamogli 3. Anno 2006. Quindi in questo modo qui io per ogni nazione vado a chiedermi quali sono tutte le nazioni confinanti con quella nazione e a questo punto C e C2 qua dentro contengono
country, che io posso mettere largo. Quindi, country graph, punto, add edge, c, punto, get setup, virgola, c, punto, get setup. Le voilà. E questo dovrebbe anche spiegarvi perché ho inserito i vertici in un ciclo prima. Perché? Perché tutto sommato io non ho chiaro come sia l'ordine di con cui mi vengono restituite le nazioni in load all countries. Mettete conto che l'Albania sia confinante con lo Zimbabwe. Allora, se io facessi così, io trovo Albania, inserisco Albania, vado a vedere le nazioni con cui l'Albania confina, provo lo Zimbabwe, provo a mettere un arco fra Albania e Zimbabwe e il tutto si pianta, perché Zimbabwe non è un vertice. Quindi io prima metto tutti i vertici e poi creo i collegamenti. Se no dovrei inventarmi qualche meccanismo per essere sicuro che sto collegando vertici che esistono già. Oppure volta per volta controllare c'è già il vertice, se non c'è lo aggiungo. Cosa che è fattibile, non è difficile, ma perché complicarsi la vita quando posso inserire tutti i vertici prima. Qui è C2 e se tutto va bene a questo punto il grafo è completo. Completo nel senso, vi ricordate cos'è un grafo completo? Un grafo è completo se tutte le volte che un arco può esistere, esiste veramente. Ci sono tutti i possibili archi. Quello è un grafo completo. Quindi questo grafo ovviamente non è completo, la creazione del grafo è terminata ed è completa, ma il grafo non è completo. A questo punto cosa posso fare? Posso provare a vedere quali sono gli archi confinanti con una nazione, tanto così per provare. Allora, vi ricordate, esiste la funzione Graphs. Graphs è un oggetto che contiene una serie di metodi e di funzioni che possono essere usati sui nostri grafi. In particolar modo quella che a me interessa è get, no, non è get, qual è? Get opposite vertex, però allora facciamo un ciclo for. String country in graph. Get opposite vertex. Qual è il grafo che qui sto considerando? È country graph. Ok. Qui però ho già bisogno di... non è questa, scusate. Allora. Ok. String. Neighbor list of, ecco qui. Questo qui mi dà l'elenco dei vicini di un grafo, di un nodo. L'elenco di tutti i nodi che sono confinanti a un certo nodo. Si chiama neighbor list nel caso di un grafo non orientato, mentre andiamo a prendere l'utilissimo help, non sono collegato a internet, ottimo.
intanto prendiamo un neighbor list. Quindi vertice, mettiamo Italia. Ecco qui, potrebbe bastare questo. Faccio un ciclo su tutti i vicini nel mio country graph del vertice ITA. Ricordate che i vertici sono identificati dalle tre lettere della loro abbreviazione. E questo qui, eccoli qui. Qua sopra stavo ancora stampando questo, che in realtà non mi interessa. E questi sono tutte le nazioni confinanti con l'Italia. Se le posso volere get, e così prendo anche la versione esterna. Quello è l'oggetto get state name. Quindi confinanti con l'Italia abbiamo Francia, Svizzera, Austria, San Marino, Croazia e Slovenia. Possiamo vedere chi abbiamo confinanti con la Francia: Germania, Belgio, United Kingdom, Italia, Svizzera, Monaco, Italia. Con la Francia, certo. Proviamo a ridurre l'acqua necessaria perché due nazioni siano vicine. E vedete che la Francia non confina più con l'Inghilterra. Perché uno vuol dire che devono o proprio toccarsi per essere adiacenti o esserci un rigagnolo in mezzo. La manica, con tutto che la posso passare a nuoto, non è abbastanza per uno. Mettiamo due. Nulla, ancora, e tre avevamo visto prima che funzionava. Quindi lasciamo 3 con quindi un tratto di mare abbastanza spesso, abbastanza largo da includere la manica. Adesso, se io volessi memorizzare o volessi in qualche modo scoprire tutte le nazioni in cui posso arrivare, facciamo a piedi, a partire da Parigi, come posso fare? Dovrei trovare tutti i vicini raggiungibili, tutte le nazioni adiacenti alla Francia, poi per ognuna di queste, tutte le nazioni adiacenti a una di queste, poi tutte le nazioni adiacenti a quelle, poi tutte le nazioni adiacenti, eccetera, eccetera. E questa che cos'è se non una procedura ricorsiva? E quindi siamo arrivati alla nostra prima visita di un grafo. Allora, visitare un grafo significa avere una procedura in qualche modo sistematica che mi permette di visitare, di elencare, esplorare i vari nodi del grafo in un determinato ordine. Esistono fondamentalmente due grandi classi, due procedure base per esplorare un grafo, per visitare un grafo. La prima si chiama visita in profondità, la seconda si chiama visita in ampiezza. L'idea della visita in ampiezza è: io sono in un punto,
visito tutte le nazioni attorno a me raggiungibili e quelle le considero visitate. Poi vado sulla prima di queste nazioni e visito tutte le nazioni visitabili a partire da quella. Mi sposto sulla seconda e così via. E vado avanti in questo modo. In questo caso, che cosa farei? Parto dalla Francia, trovo l'elenco delle nazioni visitabili dalla Francia, con un passo, perfetto. Poi Germania, aggiungo all'elenco tutte le nazioni visitabili dalla Germania, Belgio, tutte le nazioni visitabili dal Belgio, Italia, tutte le nazioni visitabili dall'Italia e vado avanti. L'idea è quella di un sasso buttato nell'acqua. Le onde man mano si allargano. Visita in ampiezza. Io vado avanti e mi allargo sempre di più. Questa è una visita abbastanza semplice da immaginare, paradossalmente più complicata da scrivere come codice di un'altra visita, che è la visita in profondità. Io parto dalla Francia, vado nella Germania, poi vado a vedere qual è un vicino della Germania, che ne so, l'Austria, vado in Austria, poi qual è un vicino dell'Austria, Danimarca, vado in Danimarca, poi qual è un vicino della Danimarca, qui capite che non ne capisco nulla di geografia, sono in Danimarca, dove vado? In Svezia, poi in Norvegia, poi in Finlandia, e poi... quindi tutte le volte faccio un passo, e a un certo punto non posso più fare nessun passo, e allora torno indietro. Questa è una visita che viene chiamata in profondità. È la visita che solitamente viene usata per cercare di uscire da un labirinto. Io prendo e vado avanti, a un certo punto vedo che non posso più scegliere nessun'altra strada e torno indietro e cambio l'ultima scelta che ho fatto. Di nuovo, la visita in profondità si sposa molto bene con una procedura ricorsiva. In entrambe le visite è indispensabile memorizzare da qualche parte l'elenco delle nazioni che io ho già visitato, perché se no parto dalla Francia, vado in Germania vedo che posso andare in Belgio vedo che posso andare in Francia vedo che posso andare in Germania che posso andare in Belgio che posso andare in Francia e vado avanti così e non vado avanti e il programma si pianta. Quindi devo memorizzarmi quali sono gli stati che ho già visitato. Allora, per memorizzare, quale metodo migliore per me, per memorizzarmi gli stati, se non singolare o plurale? Countless, va bene. Di un set. Ora, potrebbe essere così. Allora devo importare il set. Cosa mi sto perdendo? Ah, certo, questo qui non ha senso. Ok. E hash set devo... Allora, io ho un set basato sulle stringhe, lo inizializzo con un hash set. E questo mi serve per memorizzare quali sono le nazioni che io ho già visitato. E a questo punto cosa faccio? Una procedura ricorsiva, semplicissima. The first visit. Ok,
Allora, la mia procedura ricorsiva. Vi ricordate qual è la regola aurea della procedura delle procedure ricorsive? Primo, la condizione di terminazione la scrivo all'inizio. Abbastanza atipico, ma è talmente importante e talmente facile dimenticarsene che la condizione di terminazione la scrivo all'inizio. Poi, quante più variabili globali possibili? Di nuovo, negazione di tutto quello che avete visto a programmare prima, però ormai siete diventati esperti. Allora, condizione di terminazione. Se la nazione C è già fra gli stati visitati, esco. Quindi, if contains. Bene, un po' di codice serio, condizione di terminazione all'inizio, programmi, strutture, funzioni non strutturate, niente parentesi, graffe, iniziamo a fare le cose più serie. A questo punto lo prendo e lo metto, visto che non c'era, lo metto. Add C. Ecco qua. E poi chiamo la procedura ricorsiva per tutte le nazioni che sono confinanti con questa nazione. Guardate già questa riga di codice qui. Ecco qua, e dovrebbe bastare questo. 1, 2, 3, 4, 5 righe. Quindi, prima cosa che mi chiedo, devo uscire? Se la nazione su cui sono capitato è già stata visitata, esco. Passo successivo, aggiungo la nazione corrente alle nazioni da visitare, alle nazioni già visitate. A questo punto, ciclo for, tutte le nazioni confinanti, prova a chiamare la procedura ricorsiva. Se finisco in una nazione già visitata, uscirò subito e quindi non c'è nessun problema. Quindi Francia mi fa visitare Germania, Germania mi fa visitare Belgio, Belgio mi fa visitare Francia, Francia esco. E qual è quella successiva? E vado avanti così. Dobbiamo chiamarla. Francia o Italia? Italia. Ed eccomi qua nella procedura ricorsiva. C è l'Italia, perfetto. Dov'è il passetto? Lo aggiungo alla mia elenco delle città già visitate e a questo punto per tutte le nazioni confinanti con l'Italia vado a vedere, vediamo un po' C2 quanto vale. Francia, perfetto. Vado in Francia. A questo punto sono un passo avanti nella ricorsione, sono arrivato in Francia. La Francia è già visitata? No. Arrivo qui, la metto fra le cose visitate e vado a vedere chi è che confina con la Francia. Il primo a confinare con la Francia è la Germania. Salto in Germania. Non l'ho ancora visitata, la aggiungo, vado a vedere
e qui trovo la Polonia e vado avanti in questo modo qui. E vedete qui, qua, che iniziano a esserci più versioni della funzione di FV in memoria congelate, ognuna in un certo punto, ognuna congelata all'interno di questo for, ognuna congelata con il suo valore di C2 all'interno di un certo elenco. E man mano vado avanti. Lo eseguo e il tutto non mi dà nessun output perché non l'ho scritto, non gli ho scritto di darmi nessun output. Ma quello che posso fare è, dopo la visita, è ad esempio andare a vedere quali sono le nazioni che ho già, che sono riuscito effettivamente a visitare. Quindi, non è println ma è print. Adesso posso farmi il mio solito ciclo su tutte le nazioni e andare a vedere quali non ci sono, oppure semplicemente no, beh, queste sono le nazioni visitate, quindi string c in visited countries. Ecco qui, così mi stampo tutte le nazioni che ho visitato a partire dall'Italia. Forse uno spazio avrebbe aiutato. Eccole qui. Allora, Francia, Bru, Zam, PNG, CD, Mia, Slo, GUI, vabbè. Sono un certo numero le nazioni in cui posso andare a piedi dall'Italia. Posso anche vedere quali sono le nazioni in cui non posso arrivare a piedi dall'Italia. A questo punto non posso fare il ciclo sulle visited countries, ma key set, in questo caso le nazioni non visitate, faccio un ciclo su tutte le nazioni e se la nazione non è presente in visited, la stampo. Visito Zam, ma non Zan. Cosa saranno? Allora, riesco ad arrivare in Zambia, a piedi dall'Italia, è un giro abbastanza lungo ma ci arrivo, e non arrivo a Zanzibar, ovviamente, perché è un'isola. Non arrivo a Cuba, non arrivo a STP, che chissà cosa sarà. Voi avete idea di dove sia? Va bene, comunque sia, non ci arrivo a piedi dall'Italia, quindi non mi interessa direttamente. YPR, AB, Hong Kong, dov'è? Sarà su un'isola anche lui. Vabbè, comunque sia,
adesso ho una procedura ricorsiva che girando sulla cosa riesce a farmi vedere dove arrivo e dove non arrivo. Ad esempio, guardate se c'è l'Inghilterra, non è banale capirlo, Papua, vabbè, ci fidiamo, diciamo. Queste sono le nazioni che io riesco ad arrivare a partire dall'Italia. Ma una cosa che potrei fare, ad esempio, azzeriamo ok, azzeriamo visited country. Rifacciamo la visita a partire dalla Francia. E controlliamo le nazioni non visitate a partire dalla Francia. Questi due dovrebbero essere uguali. Il che mi dà un minimo di confidenza sul fatto che funzioni, perché le nazioni che posso raggiungere a piedi dall'Italia sono le stesse che posso raggiungere a piedi dalla Francia. Allora, ripeto, guardate l'utilità della ricorsione. Con la ricorsione io ho scritto questa procedura che non è complicata, però probabilmente ci avrei messo un po' di più a scriverla senza ricorsione. L'ho scritta in 5 righe. Prova tutti gli stati, vacci sopra, se l'hai già visto esci, se no vai a vedere tutti i vicini, fai un passo. Fine. La maggior parte delle volte non avrete bisogno di visitare i grafi con una procedura fatta da voi, perché la visita in profondità è la cosa più comune e banale di questo mondo, e quindi sicuramente la procedura, qualsiasi libreria per gestire i grafi vi regala la procedura di visita in profondità e visita in ampiezza. Talvolta potrebbe essere utile scriversela da soli se uno ha bisogno di forzare un certo ordine, oppure, che ne so, voglio limitarmi soltanto ai primi due nodi, ai primi due vertici raggiungibili più vicini al vertice corrente, o qualche altra cosa per cui ho bisogno di scrivermela da solo. Però la maggior parte delle volte non serve scriversela da soli. Vediamo la funzione, riazzeriamo i nostri visited e guardiamo la funzione con cui viene fatto. Allora, ok. Allora, ho bisogno di un graph iterator. Come lo chiamo? Thank you.
Allora, la libreria JGraphT ci mette a disposizione degli iteratori. Vi ricordate che cos'è un iteratore? È quell'oggettino in cui io posso usare as next, eccetera, e che mi permette di scorrere una sequenza, una collection o comunque un insieme di elementi. Allora, il JGraphT ci mette a disposizione tutta una serie di iteratori su grafi, di cui uno è il depth first iterator. Quindi questo qui è un iteratore che crea una visita in profondità, che è la visita che noi abbiamo fatto, e ci fa vedere, ci fornisce i nodi del grafo secondo questa visita in profondità. Ci sono degli altri iteratori, vi lascio la gioia di scoprirli da soli. Tra l'altro, sapete come mettere il Java Doc in modo da visualizzarlo dentro Eclipse? Questa è una cosa che sapete fare tutti. Allora, dov'è? Build. Qui ho messo la libreria JGraphT e gli ho detto dov'era il JavaDoc. JavaDoc è un jar che semplicemente mettete da qualche parte sul vostro computer o è online, ma potete metterlo anche, potete dirgli dov'è la URL se lo usate online, oppure brutalmente lo prendete e lo mettete all'interno di una cartella. E una volta che avete questo, appunto, avete un help perfettamente comprensibile e funzionante di tutte le varie funzioni, di tutte le varie cose. Allora, ho il mio iteratore, quindi while visit as next, visit next mi fornisce l'elemento corrente e si posiziona sul successivo. Visit encounters. No, è add all. Add C. Ok, quindi in questo momento sto usando l'iteratore, vado avanti di un passetto, quando visito un nodo lo metto nell'insieme dei nodi visitati, e questo unicamente per rilanciare la terza volta il controllo di quali sono le nazioni che non ho visitato. Quindi qui sto partendo dall'Italia e non dalla Francia, ma non dovrebbe essere un problema. E vedete che le ultime tre righe sono assolutamente identiche. Questo vuol dire saltare senza rete perché non l'ho provato prima, ma effettivamente, wow, sono identiche. Quindi abbiamo fatto la stessa visita in tre modi diversi, cioè scritta da noi partendo dall'Italia, scritta da noi partendo dalla Francia, usando il Graph Iterator partendo dalla Francia, e abbiamo visto che in tutti i casi abbiamo marcato esattamente gli stessi nodi. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti del risultato. Ed è l'una, direi che possiamo fare una pausa.